Il mondo è il mio specchio. Raffa, ascolta, senti, Raffa, una corsa campestre, no? E ho bisogno di acqua. Mm. Visto quando te sudi a bere. Ah, ma sì, no? Che hai bisogno di idratare. Ce l'hai qualcosa, tipo una bottiglietta? Aspetta che... Sì, ma che sia da questa parte? Aspetta che vado a pigliare. Vabbè, io ti aspetto qui, Tanto guardo anch'io lo specchio del mondo tuo. Oh, Cristian, vada, trovato. Ti praticamente ti devi mettere questo qui, così, ecco, in bocca, ecco. Così, sì, così. E qui, vedi che qui c'è l'ugello che butta l'acqua, così, vai, ciao, buona. Bentornati amici screpatori in questa nuova puntata di Computer Passione, canale Sgleb Boys. Quello di oggi sarà un video dedicato a un dissipatore a liquido I.O. come diciamo noi, ovvero l'EPA Aqua Changer da 120 mm, un dissipatore a liquido a circuito chiuso adatto alle tasche di tutti. Tengo a sottolineare che questo prodotto lo stavamo aspettando da moltissimo tempo, più o meno dalla recensione di questo signore qua, l'Enermax Liquimax 2 da 240. Ma perché sto dicendo questo? Non tutti sanno che l'EPA è una sottodivisione di Enermax. Questo significa che potremo avere prodotti con tecnologie Enermax e una qualità molto buona, ma a un prezzo inferiore, appunto perché si tratta di una sottomarca. Detto questo, possiamo intuire che la serie Aqua Changer sarà caratterizzata da tecnologie che troviamo anche sul Liquimax 2, un po' come successe per i dissipatori ad aria dell'Enermax ETS-40 e l'LV-12, dissipatori ad aria molto simili, ma differenti nel prezzo e anche un pochino nelle prestazioni. Spiegato quindi, ragazzi, il motivo per cui abbiamo bramato e atteso tanto questo prodotto, passiamo a parlarvi di qualche caratteristica. Come ho già detto, si tratta di un dissipatore a liquido a circuito chiuso con radiatore da 120 mm. La cenica fanculo e singola ventola da 120 mm. La pompa, ragazzi, è di qualità, proprio come quella dell'Enermax, chiaramente. E la base in rame che va a contatto con la CPU è in stile satinato, riprendendo la tecnologia di Enermax in fatto di dissipazione termica che distribuisce uniformemente il liquido. Anche la struttura dei tubi, ragazzi, è simile, se non identica, a quella della serie Liquimax di Enermax. Infatti, grazie ai 4 strati di cui è composto, può essere robusta e flessibile allo stesso tempo, prevenendo chiaramente le perdite. Anche la ventola che danno in dotazione è più che ottima, infatti è formata da cuscinetti in ceramica che massimizzano la durata della ventola. Inoltre monta una nuova tecnologia chiamata Dual Convex che massimizza il flusso d'aria, aumentando le prestazioni dissipanti, ma ne controlla comunque il rumore prodotto. Al minimo infatti la ventola non si sente per niente, ma aumentando i giri ci siamo resi conto che le sue prestazioni aumentano di conseguenza. Infatti arriva a raggiungere le nostre ventole che usiamo per vari esperimenti, ovvero le Shink GlideStream. Ma passiamo ora ai test prestazionali temperatudinali, che a voi vi interessa tanto, so che vi fate le seghine su quelle cose lì, ma insomma, lasciando questi discorsi, l'Aqua Changer da 120 mm riuscirà a tenere testa all'Enermax Liquimax 2 da 240 mm e al Cooler Master Neptune 140XL, consapevoli della differenza di prezzo? Per testare tre dissipatori e quindi riportarvi nel modo più preciso possibile i dati raccolti, abbiamo montato i tre dissipatori all'interno di un Corsair 500R con 5 ventole Sight GlideStream, quelle appunto dette da Raffa, impostate tutte alla stessa velocità, ovvero 2000 giri al minuto. La disposizione delle ventole erano due frontali, una posteriore e due in modalità push-pull sui dissipatori, quindi da 120 e 140, a parte sul Liquimax, che sono state messe a fianco, chiaramente, con temperature ambientali che oscillavano dai 26 ai 27 gradi, un FX8320 impostato prima a 3,5 GHz e poi a 4,8 GHz con voltaggio a 1.512 V, siamo arrivati a tali conclusioni utilizzando il programma V-Prime. A 3,5 GHz il LEPA Aqua Charger da 120 mm fa segnare una temperatura massima di 41 gradi sul processore, con una rotazione massima della pompa che arriva a quasi 2700 giri. D'altro canto, sia il Neptune 140XL che il Liquimax da 240 mm fanno segnare una temperatura massima di 39 gradi, 2 gradi in meno. Impostando poi il processore a 4,8 GHz e rieseguiti i test, abbiamo registrato una temperatura massima di 56 gradi sul processore per il LEPA, contro i 54 gradi massimi registrati del Liquimax 2 da 240 mm e il Neptune 140XL. Anche in questo caso, solo 2 gradi di differenza per un dissipatore dalle dimensioni e prezzo molto più piccoli rispetto ai due avversari. Vogliamo ribadire che i test sono stati effettuati con le solite ventole, quindi non abbiamo utilizzato le ventole che vengono date in dotazione con i dissipatori. Questo per evitare problematiche riguardanti i vari giri che le differenti ventole fanno per i differenti dissipatori. Questo significa che utilizzando le solite ventole che abbiamo noi a disposizione su diversi dissipatori possiamo avere una misura delle temperature più equa, andando quindi a capire la vera differenza che c'è sui radiatori e sui water block dei singoli dissipatori. Ovviamente, ragazzi, voi potete avere risultati differenti in quanto utilizzerete sicuramente la ventola che viene data in dotazione, e tutto questo ci va aggiunto anche a differenza dell'ambiente, la differenza del cable management, a differenza del case e anche a differenza della pasta termica che potete utilizzare. Infatti noi abbiamo usato per tutti i test la pasta termica che viene data in dotazione con l'EPA.
Arrivati alle conclusioni, quindi ragazzi, possiamo dirvi le nostre impressioni personali su questo dissipatorino. Allora, innanzitutto ci sembra un dissipatore molto molto buono, infatti con un prezzo che va da 55-70 euro è più che ottimo, diciamo sì. Che è il best buy per ora che troviamo però in commercio. Però sul mercato sì, vista la qualità, insomma. Ecco, infatti considerate che un aggeggino piccino così riesce a stare dietro a un dissipatore da 240 sì. E quindi insomma chi ha problemi di spazio quello lì è il top del top. Sì, l'unica pecca è diciamo il montaggio, che come per la ventola, che è una singola ventola solo dentro la scatola, noi ci sarebbe garbato trovarne due, meno facevo un sistema push-pull bello fiera bestia. E come già detto appunto il problema è il montaggio, perché non avendo il backplate che si avvita, praticamente dovrete avere una terza mano, quindi un aiuto aggiuntivo per reggerlo mentre montate il water block. Quindi è un po' una pack, come lo è stato per il Licomax, quindi... Che però ci siamo trovati meglio sempre parlando di Enermax sulle TST40. Esatto, perché appunto il water block, il backplate si avvita, rimane fermo e te ci metti sopra il dissipatore. È una cosa che Enermax dovrebbe sistemare, o comunque l'EPA, perché visto ma si montano alla stessa maniera, cioè lo stesso backplate si usa sia sul dissipatore l'EPA che Enermax, quindi praticamente anche qui capite che è la stessa cosa poi alla fine. Chiaramente dentro la scatola troverete tutto, viti, serraggi e varie cose, infatti troviamo tutti i supporti per i ventri, i supporti per i vari socket e tutti i sacchettini per riporlo all'interno, insomma un sacco le ose, merda, la pasta termica, insomma quello è chiaramente chiaro, tutte le istruzioni ovviamente. Tutto sommato questo dissipatore lo consigliamo a chi ha un budget un po' ridotto o che magari ha un dissipatore ad aria non tanto pressante e che lo vuole cambiare con un liquido ma vuole spendere veramente poco, vuole silenziosità e magari in un futuro le fa anche per clock, ecco, diciamo, e magari non ha anche posto nel case, diciamo deve anche quello sì. Perché in effetti è sottilino. No, sì, è un bel lavoro, via, c'è garbato. Diciamo che l'attesa ha ripagato la... Come si dice? L'attesa ha ripagato? L'enfasi. L'enfasi, proprio una parola che non esiste in italiano, ma ok. Che ne so, come si dice? Tipo io sono contento... Il gioco vale la candela. Bravo, quello, volevo dire quello. Io sono contento di aver aspettato. Un bel lavoro. Quindi ci vediamo... Domenica noi siamo a Reggio. Come si fa a fare il Sunday Tech? Ma si fa uguale, che noi siamo proprio... Ma si fa sabato quindi sì. Per giovedì e domenica sì. Ah, quanto lavoro. Basta. Chiudo il canale. Quindi ci vediamo domenica solo con me, perché ora il canale è mio. Buona.